Buongiorno a tutti. Facciamo adesso una lezione sulle esercitazioni che riguardano i doppi bipoli a dinamici ideali, ovvero l'argomento delle vostre due ultime lezioni di teoria. Prima di iniziare, vi ricordo, insomma, ho avuto insomma, due richieste di chiarimento da parte vostra su delle esercitazioni precedenti. E in effetti c'era un mio errore su una formula del partitore di corrente scritta male, una svista, nella lezione 3, mi pare, ho risposto e anche corretto inserendo su Moodle il testo corretto. Ringrazio chi me l'ha fatto notare e mi scuso anche. E poi c'era un esercizio proposto un valore di resistenza R5, che non era 20 ohm, ma era 2 ohm. Anche questo è stato scritto negli avvisi e abbiamo provveduto il prof. Guarnieri a inserire il testo corretto. Quindi, se notate queste imprecisazioni, vi ringrazio se me lo fate notare, spero di farne il meno possibile. Ecco, in ogni caso, come il prof. Guarnieri vi avrà detto, abbiamo previsto dopo il suo ricevimento di fare anche un ricevimento sulle esercitazioni che farò io, in cui siete proprio liberi di chiedermi qualsiasi cosa direttamente senza scrivere la mail, eccetera, e senza neanche chiedere appuntamento di un ricevimento specifico per ogni singolo studente. Magari un dubbio di qualcuno può essere anche il dubbio di qualcun altro. Ecco, bene, iniziamo con l'esercizio 1, ve l'ho disegnato. È richiesto è un doppio bipolo, come vedete, ci sono due porte, la porta 1, Morsetti 1, 1', la porta 2, Morsetti 2, 2'. Dobbiamo determinare la matrice R e la matrice G. Allora, utilizziamo l'analisi circuitale, chiaramente, partendo dalla definizione, dei parametri delle varie matrici. Quindi per esempio, anzi se non per esempio, ma concretamente, iniziamo dal calcolo della matrice R, ok, matrice di resistenza, per ordine iniziamo calcolando R1,1. Ricordo, R1,1 è, l'avete visto in teoria, non vi, lezioni anche dense di teoria su questi argomenti, per cui non ci ritorno, vi riporto solo la definizione. R11 è il rapporto tra la tensione alla porta 1 diviso la corrente alla porta 1 quando I2 è pari a 0, quindi è aperta. Allora, in questo caso cosa notiamo? Quando I2 è 0, questo è, ripeto, aperto, per cui applicando una corrente, quindi alla fine è la resistenza equivalente alla porta tra 1 e 1', perché è il rapporto chiaramente tra V1 e I1, per cui è semplice in questo caso. La calcolo, noto semplicemente che R2 non entrerà nel computo in quanto non circolerà corrente su R2, essendo connesso a un morsetto in cui un morsetto in cui non c'è un morsetto a vuoto, 2, 2', perché questo termine non ci sarà. È il parallelo tra che cosa? Il parallelo tra R1, che è questo, in parallelo con la serie di R3 ed R4, per cui la scrivo, oh, sì, posso scriverla così, nulla di trascendentale, un semplice resistenza equivalente. È un'analisi circuitale alla fine, molto simile alla lezione 3, sull'analisi delle reti di resistori in questo caso. Stavo già partendo col numero. R1 più R3 più R4, no? Questa è la formula che è pari a 200 per 100 più 100 diviso 200 più 100 più 100, che fa proprio, l'ho fatto prima, 100 ohm.
è uguale a 100. Questo è R11. Similmente, calcolo R22. R22 è definita come il rapporto tra V2 diviso I2 quando questa volta I1 è pari a 0, quindi con la stessa logica viene fuori, quindi I1 è a vuoto, quindi questa volta c'è anche chiaramente R2 e sarà pari alla serie di R2 con il parallelo R1 più R3. E in parallelo a R4, per cui R2 più R1 più R3 per R4 diviso somma R1 più R3 più R4 e viene fuori quanto viene fuori? Aspetta che senza che rifaccia i conti, anzi 375, oh, non vi scrivo, non sostituisco ai simboli i numeri, è banale. Comunque è 375. Ok, adesso ci sono i termini R12 e i termini R21, quindi un po' più, diciamo un po' più delicato, più che il termine complicato, un po' più delicato la questione. E veniamo alla definizione. È il rapporto tra V1, come avete visto, e I2 quando I1 è pari a 0. Ok? Per cui qui appunto ci sono c'è un qualche ragionamento in più da fare. Come si fa a calcolare l'effetto che I2 ha su V1 quando I1 è 0? Allora, disegno nuovamente la rete, rappresento questa situazione, una rete, la stessa la rete, lo stesso doppio dipolo. Non vado a scrivere i simboli, insomma, perché è chiaro, me li ho scritti prima. Fanno automatico questo. E come faccio? Impongo una I2. Che non conosco, ma la impongo per vedere appunto qual è l'effetto su V1 di questa J2. Quindi il modo più semplice e intuitivo è collegare alla porta 2 un generatore di corrente ideale J, ok? Messo così, e quindi questo sarà appunto proprio I2. No, questo sarà appunto I2. E questo sarà invece I1, l'effetto di I2 alla porta 1, sulla porta 1, R1, R2, metto per brevità R4 ed R3. Che cosa succede? Allora, devo chiaramente calcolare la corrente che passa al resistore R1, avendo poi il valore di R1, mi calcolo la tensione ai capi di R1 che è appunto V1 primo, che è appunto V1. IR1 è pari a che cosa? Questo è un partitore di corrente tra il più, o meglio, tra questo nodo e questo nodo, io so che nel parallelo tra R1 più R3 e R4 circola una corrente I2. Quindi calcolo la quota parte di corrente che circolerà su R1 con la formula del partitore di corrente e la moltiplicherò per R1 per calcolare la tensione. Lo faccio, ricordo che la formula del partitore di corrente è data ragionando sulle resistenze. Al numeratore la resistenza all'altro lato, non il lato in cui voglio calcolare la corrente, diviso la somma delle resistenze, quindi R4 più R1 più R3, no? Per I2, questa è la corrente che circola su R1, è un parallelo tra R1 più R3, lo disegno, tac. Questo è IR1.
IR1-3, perché poi circola anche su R3, e questa è IR4. Ok, quindi come dicevo prima, VR1 è chiaramente pari a IR1. Sì, l'ho chiamata IR1, per cui lascio, anche se avete già capito che chiaramente passa anche R3, sono in serie. No? IR1 per V, scusate, per R1. Per R1. Pari a R1 per R4 diviso R1 più R3 più R4. Per i due, ok? E quindi ho risolto, sulla strada giusta per risolvere, ho calcolato VR1 ho calcolato sì, perché appunto IR1, ricordo, eccolo qui, scusate, R12, ritorno, lo riscrivo, R12 è proprio pari a, ricordo, V1 diviso I2. E quindi è questo termine qua diviso 2, ho già calcolato, è appunto pari a R1 per R4 diviso R1 più R3 più R4. Ho calcolato già il termine R12. Per esercizio, calcoliamo anche R21, anche se può essere dedotto dal fatto che essendo un polo resistivo reciproco sarà uguale, però adesso noi lo calcoliamo per esercizio. Ricordo chiaramente che la corrente del generatore ideale è I2, triviale, ma lo specifico. E facciamo invece adesso, quindi R21, mi ingrandisco, R21, ricordo che cosa è V2 diviso I 1 quando stavolta I2 è pari a 0. Qui ridisegno il doppio bipolo in questa situazione. Qua c'è una resistenza, qua c'è un'altra resistenza, qua riapplico il mio generatore di corrente Ah, che cosa fa? Non scrive più, non scrive più. Attenzione, cosa sta facendo il mio tablet? È impazzito. Un secondo, chiedo scusa, si è piantato. Spero si sia cancellato. Spero non si sia cancellato tutto. No, per fortuna, a volte lo fa. E ecco, metto il mio generatore di corrente. J con I1 questa volta pari a J, questa è I1. Sì, dai, è abbastanza ordinato. R1, R4, R2 ed R3. E, appunto, devo, qua c'è il più e il meno, chiaramente il nostro più, e qua c'è V2. E appunto devo calcolare l'effetto che è il V2 per la causa che è I1. Allora, V2, come ragioniamo similmente a quanto fatto prima, no? V2 è pari a che cosa? A R2 per IR2, no? Quindi questo, la tensione ai capi di R2 più R4, la tensione ai capi di R4, R4 per IR4, no? E, essendo a vuoto V2, perché I2 è pari a 0, la corrente che circola su R2 è pari a 0, per cui questo è 0. L'unico termine noto è IR4 e la calcolo. La calcolo e calcolo direttamente la tensione. VR4 è pari ad R4 per IR4 e appunto la corrente che passa IR4, disegno in blu,
IR4 e qua c'è IR1, IR1. Questa corrente riutilizzo la formula del protettore di corrente ed è pari a R1 diviso allora IR4, attenzione, scusate, che sto facendo, no, I1 è qua, quindi il partitore, sì, il partitore di corrente va applicato a cosa? Al parallelo tra R1 e la serie di R3 più R4, chiaramente perché questo è nel vuoto, è a vuoto, per cui sarà quello che c'è dall'altro lato, R1 diviso R1 più R3 più R4, no? E chiaramente questo per R4, eccolo qua. Questa è VR4, no? Questa è VR4. E è VR4. Chiaramente questa IR4 è moltiplicata per I1, no? Perché IR4 è R1, guardate per ordine mentale, li cambio così vedete proprio R4 per R1. Questa parte qui è IR4 per R4, per cui alla fine R21 è pari a VR4 diviso I1 ed è uguale a questo termine qua, R4 per R1 diviso R1 più R3 più R4, che ripeto è pari ancora una volta alla stessa espressione, vedete, di R12, come vi ho detto prima, come vi ho detto prima non l'avevo calcolato, però è 50 ohm. Non posso fare agevolmente adesso, ho dimostrato che sono uguali, 50 ohm. Per cui ho già calcolato tutto, le quattro parametri della matrice R che scrivo, R11 l'ho calcolato prima ed è pari a 100, R12 uguale a R21 pari a 50, R22, cosa fa? R22, eccolo qua, 375. Quindi una cosa l'ho fatta, una delle due cose l'ho risolta. Adesso potrei anche usare le formule che avete visto in teoria per calcolare da R la matrice, scusate, G. Però per esercizio la calcolo sempre per via tramite analisi circuitale. Così è un buon esercizio. Se vi dimenticate, diciamo, le espressioni, avete comunque un modo forte di calcolo di questi parametri. Forse mi conviene andare da un'altra. Sì, dai, faccio un altro foglio. Faccio un altro foglio e scrivo G11, ricordo che cos'è, è ugualmente il precedente, I11 diviso V1 quando V2 uguale a 0. Mi disegno la rete ancora una volta, che è questa. Che è, eccola, tac, tac, R1, R2, R4 ed R3. Allora, V2 pari a 0 vuol dire che questa è in cortocircuito, no? Chiaramente. Vuol dire che questa è in cortocircuito. Per cui, come si fa a calcolare? Quando applico una tensione V, qual è la corrente I1? Si ragiona così. E ora, come si può fare? Beh, chiaramente è come si è fatto nel calcolo di R11, questa è la conduttanza equivalente di questo circuitino. Sono in parallelo, che cosa sono in parallelo? Sono in parallelo, R1 è in parallelo,
in parallelo con un secondo, allora sì, R3 con il parallelo di R2 più R4. Chiaramente, no? Perché questo è R3 in serie al parallelo di R2 più R4. Per cui viene fuori che G11 è uguale a 1 diviso R1 più, diciamo, 1 diviso la chiamo 2, 3, 4. La chiamo 2, 3, 4. R1 più 1 diviso R3 più serie di R3 più parallelo di R2 con R4, quindi R2 per R4 diviso R2 più R4. Risparmio i passaggi e lascio in frazione 3 280esimi, che cosa? Siemens. Scrivete sempre l'unità di misura nel compito, soprattutto qui, ma insomma, sempre, quindi ecco. E quindi ho già calcolato uno dei quattro parametri. Diciamo già che ci siamo, diciamo sempre col G21, ovvero nella rete in cui cortocircuitata la porta 2, perché il G21 è pari al rapporto tra i due, cioè la corrente I2 causata una tensione V1 quando V2, la porta 2 è cortocircuitata, quindi la rete è la stessa. Qui è un po' più, sempre diciamo, usiamo il termine delicato, e devo calcolare la corrente che passa, allora, un secondo. Qual è la situazione? La situazione chiaramente è questa, per cui io applico una tensione qui e ho questa situazione, quindi ho il parallelo tra R1 e questa resistenza qua. Per cui IR3, ragioniamo così, la corrente che circola qui è pari a che cosa? È pari al rapporto tra V1 diviso questa resistenza, questa resistenza equivalente tra 2, 3 e 4. Faccio prima a farlo, ecco si è piantato, no? Più R2 più R4 diviso. Adesso R2 per, si pianta sempre, R2 più R4, chiaramente, no? Sì, questa è la corrente che circola qua, perché ho fatto V1 diviso questa resistenza equivalente, ho calcolato la resistenza R3, calcolato la resistenza R3. Però a me interessa la resistenza, scusate, la corrente che circola su R3, a me interessa la corrente che circola qui, con questa convenzione, no? I2. Con questo riferimento, non con questa convenzione. E la devo dividere per V1. Allora, essendo R2 ed R4 sono in parallelo e sono in serie ad R3, chiaramente. Per cui uso un'altra volta la formula del partitore di corrente. I2 sarà pari a, dico già, I2 diviso V1. Chiaramente per rapportarmi alla definizione di G2, però intanto diciamo
di calcolo I2. R4 è un partitore di corrente, no? Io ho appena calcolato IR3, che è la corrente totale che circolerà tra R2 ed R4, quindi solita formula del partitore di corrente, quello che c'è dall'altra parte, diviso la resistenza totale per IR3. Attenzione ai segni però, perché V1 ha, ricordo questi riferimenti. Con questa formula, il partitore di corrente calcolo la corrente I2 con questo riferimento da verso destra, mentre nel riferimento della porta è opposto, proprio devo metterci un meno, chiaramente, no? E questa è I2 diviso V1, lo inserisco dopo per apportarmi già a G2 1. IR3 l'ho calcolata prima, come la corrente totale che circola tra qua e qua in questo resistore equivalente, calcolata prima, qui sostituisco dico e calcolo meno R4 R2 più R4 per V1 diviso R3 più R2 per R4 diviso R2 più R4 diviso V1, perché divido questa cosa, divido i due per V1 per calcolare il totale, che si semplifica chiaramente. Per cui ho calcolato G2 1, che riporto qui, G2 1 è uguale, semplifico il semplificabile, meno R4, diviso, accorgo questo è chiaramente così, per cui viene fuori, vi risparmio i passaggetti algebrici, R2 per R3 più R4, sì, più R3 li ho fatti prima, più R3 per R4, più R3 per R4. Sì, questa è, e viene fuori meno un 1/700 di Siemens. Questo è il risultato di G2 1. Ancora per esercizio, calcoliamo G1 2. Ok, o forse o vabbè, continuiamo con G2 2, perché ho già la rete già fatta così. Sì, G2 2. Ricordo essere pari al rapporto tra i due diviso V2 quando stavolta V1 è pari a 0. Quindi sì, no, cambio la rete, la cambio però visto che prima ho iniziato con G11, poi faccio G21, stavolta faccio G22, poi faccio G12. Allora, la situazione adesso è questa. Quindi ho in cortocircuito la porta 1. Quindi, tac, così. Lo fa lui. Stavolta ho un cortocircuito. R2, R4, R3. R1. Un cortocircuito, quindi devo valutare che cosa cambia, qual è l'effetto sui due della tensione V2 con la porta 1 cortocircuitata.
Ora, cortocircuitando la porta 1, la resistenza R1 sparisce perché non potrà circolarci corrente su R1, essendo la tensione sui capi nulla, per cui posso eliminare dalla mia vista di calcolatore, dal punto di vista del calcolo, questa è I2, la disegno così con i riferimenti, questa è la tensione V2. E, quindi in questa situazione qual è il rapporto tra I2 e V2? Chiaramente è un bipolo equivalente pari alla serie tra R2 e il parallelo tra R3 ed R4, chiaramente. Scrivo allora G2 2 è uguale a 1 diviso sino R2 che è in serie al parallelo R3 più R4 diviso R3 più R4, chiaramente ancora una volta per più R3 R4 per. E l'ho calcolata ed è pari a 1 diviso 350 Siemens G22. E sì, assolutamente. Adesso calcolo dualmente a prima, o meglio specularmente a prima, la G12, che è quell'ultimo che mi manca, che ricordo essere pari al rapporto tra I1. No. Si pianta, cambia colore come vuole. Vai. Ok. I1 sparisci questo colore. I1 diviso V2 quando V1 è pari a 0. V1 è pari a 0. E quindi, come similmente a quanto fatto prima, calcolo la corrente su R2, che sarà anche la corrente totale che circola tra il parallelo di R3 e L4. Poi, con la forma del partitore di corrente, mi calcolo la quota parte di corrente che circola su 1, ok? Quindi qui. E appunto risolvo il mio problema. Allora, I2 in questa situazione qua è pari a V2 diviso la resistenza equivalente, che è quella stessa che ho calcolato prima, chiaramente R2 più R3 per R4 diviso R3 più R4. E adesso I1, che è quella che mi interessa, che è l'effetto, è uguale a meno. Vabbè, il meno chiaramente adesso sono già andato oltre, lo dico dopo. Similmente, cioè, bisogna invertire il riferimento. Comunque sarà, appunto, lo scrivo senza il meno, R4, perché è il partitore di corrente tra R4 ed R3, diviso R3 più R4 per I2, partitore di corrente. Ancora una volta il segno va invertito perché con la formula del partitore di corrente calcolo la corrente verso il basso, mentre quindi calcolo questa corrente col partitore di corrente, mentre la I1 con il riferimento corretto di porta è questo, I1 verso destra, per cui sono invertiti. Chiaramente, per cui non lo disegno, ma scrivo questo meno per questo motivo. Per cui I1 è pari a, riporto, sostituisco semplicemente meno R4 per V2 diviso R2 più R3 per R4 diviso R3 più R4. Quindi G12, scusate, no, cos'è che ho calcolato? Prima ho calcolato un attimo, G11 ho calcolato, G21 è esattamente pari a
G2 1, esatto, I2 diviso V1. Adesso chiedo un attimo che verifico questo è G1 2, 1 2, sì, è giusto scrivere un G1 2. È uguale a questo termine I1 diviso V2 con, lo ripeto, bene, V1 uguale a 0 ed è pari, eccolo qua, meno R4 diviso R2 più R3 per R4 diviso R3 più R4. Ecco, faccio i conti e scopro come deve essere, che è la stessa espressione di prima, se notate, del G2-1. Eccola qua, R4 diviso. Ah, sì, cavolo. Aspetta. Aspettate un attimo, deve venire fuori esattamente uguale a questa, e lo è, vi garantisco che lo è. Un secondo, R4, questa è I1. Questa è I1, scusate, R4 diviso, ah, mi ero dimenticato questo termine qua, chiedo scusa, R4 diviso R3 più R4 per I2, questo è I2 che ho calcolato prima, per cui chiaramente qui è, scrivo il denominatore, avevo dimenticato un pezzo nella stesura che è questo, chiedo scusa. R3 più R4 per R2 più R3 per R4 diviso R3 più R4. Ok, chiaramente divido per V2, quindi questo semplifica. È la stessa espressione che avevo scritto qua, eh? Eccola qui. Era esattamente la stessa espressione. No, un attimo, c'è un R3, R2 più R3 R2 più R3 per R4, un attimo, scusate, V2, R2 più il parallelo di R3 con R4, che è giusto. Mentre sopra c'è il... Verifico che cosa ho scritto prima. R3 più R2 per R4, chiaramente ed è giusto, diviso R2 più R4. E, ok, sì, però quando vado a fare i passaggi dopo ottengo la stessa formula di prima, che è la stessa formulazione, sì, che è meno R4 diviso R3 più R4, questa sto dicendo per R2, questa qua, questa sto dicendo per R2 più R3 per R4. Quindi è una verifica per via circuitale che il dipolo è reciproco, il doppio dipolo è reciproco, come deve essere, meno 1 diviso 700 Siemens. Ecco un secondo che qui verifico una cosa, se l'ho scritto bene, meno altra qua. Questa formula IR3 è esattamente pari a R3 più R2 per R4 ed è giusto. Questa invece è pari a R2 più R3 per R4, però con i passaggi ritrovo tutto questo. Perfetto, è giusto. È giusto. È giusto. Ok, per cui ho verificato dopo questo lungo esercizio che per via circuitale il calcolo delle matrici RG, scrivo la matrice G, le riscrivo entrambe per brevità.
150, 50 e 375, mentre G è pari a, pari a 3 diviso 280, 3 diviso 280, meno un settecentesimo, meno 1 diviso 700 e 1 diviso 350. Esatto, che è G22. Perfetto. Un'ulteriore e ultima verifica o esecuzione di questo esercizio è il calcolo delle matrici G partendo dalla matrice R. Ricordo dalla teoria G11 è pari a che cosa? È pari ad R22 diviso il determinante della matrice R, che ricordo per una 2x2 è pari, no? Il prodotto di 100 per 375 meno 50 per 50. Lo scrivo, delta R determinante è pari a 35.000 perché è pari a 37.500 meno 50 per 50 che fa 2.500, per cui è 35.000. E appunto, se fatti i passaggi, ritorna 3 diviso 280, per cui è giusto. Anche per questa via, un'ulteriore verifica. E G12 invece è pari a meno R12 diviso delta R, sempre determinante, che ancora una volta risulta essere pari, se fatti i conti, a meno un settecentesimo di Siemens. G21 sposto il determinante, va bene, dai, non importa. G21 è anch'esso pari a meno R21 diviso del determinante, che è pari a sempre meno 1 diviso 700 Siemens, e l'ultima G22 è pari a R11 diviso il determinante della matrice, che è anch'esso pari e risulta pari a un 350esimo, che è la G22 calcolata col metodo circuitale. Con questo io ho finito questo lungo esercizio, mi preparo al secondo, che sarà molto più breve per restare nei tempi previsti per questa esercitazione. So che avete detto che siano brevi le lezioni, cerco di farle il più breve possibili, ma senza perdere in chiarezza. A dopo. Rieccomi, disegnato, preparato l'esercizio 2, e chiaramente sullo stesso argomento. Si tratta di un doppio bipolo, ci viene detto che è resistivo, però non ci viene data la topologia interna. Ci vengono date però dei valori di grandezze elettriche alle porte, correnti e tensioni, date in certe situazioni. E da queste dobbiamo calcolare le potenze erogate dai generatori E e J, collegandoli rispettivamente il J, il generatore di corrente alla porta 1, metto 1 e 1 primo, 2, 2 primo, e il Le invece alla porta 2. Allora, come si fa e come è giusto iniziare? Allora, scriviamo le equazioni del doppio bipolo. Quindi, le equazioni tipologiche di doppio bipolo. R11, ricordo, per I1 definite, più R12 per I2. E poi ragioniamo sui dati che abbiamo. V2 è uguale R21 per I1 più R22 per I2 ancora. Benissimo. Allora, io so che quando nel primo caso I1 è 0,
Per una corrente di 3 ampere ho una V2 di 45. Per cui nel primo caso, ragioniamo un attimo, I1', primo sta per dire primo caso di condizioni note, I1 è uguale a 0, eccola qua. E nel primo caso V1' sarà chiaramente pari ad R1, 2 per I2. I due la conosco perché è 3 ampere. V2' è pari a R2,2, perché I1 è 0, per I2. Metto anche un primo per identificarmi sempre nella condizione 1, ed è proprio, e questo lo conosco. Conosco anche V2 però, primo perché è 45 volte. Per cui ho dal caso 1, dalla serie di misure, dall'insieme delle misure del caso 1 posso determinare R22, no? Perché ho un'equazione in unicoidi. E lo faccio, e quindi R22, che è uguale, ripeto, a V2' diviso I2' con corrente alla porta 1 pari a 0 è pari a, banalmente, sostituisco i dati, 45 diviso 3, ed è pari a 15 ohm. Poi, caso 2, vedo qua sotto, che cos'ho nel caso 2? Ho che I2' stavolta, I2, che sarà pari a 0. In questo caso, se I2 è pari a 0, ancora una volta, comunque le equazioni sono sempre le stesse, V1 secondo è pari a R11 per I1 secondo, perché I2 è 0, e V2 secondo è pari ad R21 per I1 secondo. E io che cosa conosco? Beh, conosco I1 secondo, eccolo qua, mi viene dato 4 ampere, e anche conosco il V1 secondo, che mi viene dato ed è pari a 72, e anche il V2 secondo stavolta, che mi viene pari a 48. Per cui ho stavolta, fortunato, due equazioni in due incognite. Quindi R11, che ricordo essere pari a V1 diviso I1, quindi causa-effetto, causa I1, effetto V1, quando I2 è proprio pari a 0. Il secondo, state tranquilli, è riferito al caso di riferimento, alla condizione in cui conosco le misure. Non è necessario in generale avere dei pedici lì. Chiaramente lo sostituisco 72 diviso 4. Ecco, 72 diviso 4 che fa, non l'ho fatto, lo faccio a mente, 18, perché 18 per 2 fa 36, 36 per 2 fa 30, fa 72, quindi è 18 ohm. Mentre R21 è pari a V2' diviso I1', primo, con il caso effetto, quando sempre I2 è pari a 0. Quindi V2 secondo è pari a 48 diviso 4, 48 diviso 4, 12 per 2 24, 24 per 48, 12 ohm. Ok? Chiaramente è reciproco, vale la proprietà di reciprocità, per cui questo R21 è pari anche a R12. Devo usare la proprietà di reciprocità, non ho altro modo di, non conoscendo la topologia del doppio bipolo. Ripassiamo anche come devono essere i valori dei parametri della matrice, essendo un doppio bipolo resistivo. Ricordo, R11 deve essere maggiore di 0, scrivo bene,
Queste sono cose che avete visto benissimo in teoria e non le riprendo. Qui non è lo scopo di questa lezione riprenderlo. R2-2, ma di applicarlo e di mostrarne il funzionamento, mostrarne l'applicazione e rafforzare anche i concetti in teoria. Senza la teoria non si fanno gli esercizi, chiaramente. R2-2 deve essere maggiore di 0. R1-1, ricordo, deve essere maggiore di R 1, 2 e R2, 2 deve essere maggiore di R1, 2. In più, R1, 1 per R2, 2 deve essere maggiore del modulo di R1, 2 più R2, 1 diviso 2 alla seconda. Queste sono un po' per riprendere i concetti. E scrivo la matrice R, la scrivo perché la scrivo in forma matriciale 18, 12, 12, 15. 15, sì, perché R22 l'avevo calcolato all'inizio, 15, esatto, 15. Adesso non è finita, devo calcolare, no? Le potenze erogate dei generatori EEG. Allora, riscrivo le equazioni di prima. V1 uguale R11 per I1, per I1, per I1. Non risponde bene il mio tablet. R11 per I1 più R12 per I2. E V2 è uguale a R21 per I1 più R22 per I2. No? Io chiaramente per calcolare la potenza scambiata dal generatore J devo calcolare la tensione V1, no? Chiaramente. Per cui io in questo caso chiaramente conosco tutto, conosco le resistenze e mi serve calcolare, sì, la corrente I2, perché I1 è chiaramente, lo scrivo qua, è pari a J. È pari a J, addirittura posso scrivere J qui. Essere più chiari. Io devo riflettere. Questa. E già che ci sono, dico che V2 è proprio pari a D. Perché chiaramente li ho collegati alle porte. Così accelero un passaggio, dai, lo scrivo direttamente. Lo trovo, spero sia, insomma, intuitivo, no? J è I1, no? Per come è collegato qua. Eccolo qua. Questo J è I1, I1 e questa E è V2, insomma. Ok, chiaramente. E che cosa mi manca nella prima equazione? Devo calcolare V1. Devo calcolare V1. Allora, devo calcolare V1. Mentre nella seconda equazione, che cosa? Nella seconda equazione ho tutto a parte i due che mi serve nella prima per calcolare di uno, per cui ricavo i due che è pari a E meno R21 per J diviso, mi ingrandisco un po' e cerco di essere ordinato. Per J diviso R22, che è pari a 2 A, è pari a 2 A ed è pari anche, già lo dico, alla corrente che circola al generatore E, chiaramente è I2. Per cui questa è I2 che scrivo già IE. E questa chiaramente c'è V1, insomma, la porta 1. È ovvio, più o meno, metto già anche i segni, più o meno.
Qui ho già calcolato la corrente che circola sul generatore e adesso posso già calcolare la tensione che circola dal generatore 1, che circola la porta, che circola presente, la tensione non circola, la tensione è presente alla porta 1 ed è un'equazione in un'incognita, vi risparmio i passaggi, viene fuori 114 volt ed è pari questa a VJ. Sì, VJ, io ho scritto V1, scritto non è ordinato. Cerchiamo allora una logica per essere ordinati di più. Allora, J uguale I1, VJ uguale V1, E uguale V2, I2 uguale IE. C'è una divisione per dire i parametri. Lo trovo, spero sia più chiaro, spero sia chiaro, insomma. E ho calcolato V1, basta. Posso calcolare, ho tutto. PE è uguale a E per IE. Chiaramente ho usato la convenzione dei generatori. IE per IE, che è pari a 180 watt. PJ è pari a VJ per J, VJ per J che è pari a 570 watt. Quindi dove va questa potenza? Questa è la potenza trasferita dai generatori e assorbita dal doppio bipolo resistivo, assorbe potenza. Non può che essere così, perché due sistemi ci sono. L'esterno del doppio dipolo e l'interno, e se generano potenza dall'esterno, deve per forza essere dissipata dall'interno. Con questo ho finito questo esercizio, ve ne propongo uno proposto, che chiaramente vi indirizzo nello svolgimento, ma potete, poi sono sempre disponibile, ripeto, posso anche svolgerlo nel ricevimento quando lo facciamo. Mi preparo. Eccomi, vi ho disegnato l'esercizio proposto. Appunto, ripeto quello che ho detto un istante fa. Posso svolgerlo, ripeto, se avete dei problemi, direttamente a ricevimento per tutti, ma vi invito a riflettere in maniera autonoma perché se avete capito i primi due avete assolutamente le basi per fare anche questo. Comunque, si tratta di eseguire la sintesi a T e a pi greco, quindi determinare i valori delle resistenze tali da rappresentare la matrice R di resistenza di questo bipolo, di questo doppio bipolo che dovete ottenere tramite questi dati che avete. Avete un generatore di tensione ideale alla porta 1 di 60 volt, un amperometro alla porta 1 e un voltmetro alla porta 2, al quale poi c'è che misura la tensione ai capi di un resistore R4. Avete un interruttore, T, può essere aperto o chiuso. Quando è aperto, l'amperometro misura 10 A e il voltmetro 40 volt. Quando è chiuso, l'amperometro ne misura 12 e non sapete però la tensione del voltmetro ai capi alla porta 2. E vi chiedono appunto, vi chiediamo, vi chiedo di eseguire la sintesi a T e a pi greco del doppio dipolo in questione. Quindi dovete trovare la matrice R. Ricordo poi che la topologia di una configurazione a T questa, ci sono delle relazioni tra queste tre resistenze, i valori della matrice R di resistenza, chiaramente potete vedere dalle lezioni di teoria, oppure a pi greco, in cui è un po', sono sempre tre, e qua anche se questi valori sono legati indissolubilmente ai valori della matrice R che potete calcolare che potete ottenere dai dati che avete. Ecco, quindi questo è un po' la proposta di terzo esercizio
di questa lezione. Ecco, come sempre, appunto, come vi ho ripetuto, o via mail o comunque circa ogni 2 settimane dopo quello del prof Guarnieri farò un ricevimento. Sentitevi liberi di chiedere quello che volete e se trovate, come è capitato, qualche svista e me lo fate notare, vi ringrazio. Ecco, buon lavoro e buono studio.